E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video, ancora in bicicletta oggi, per un video abbastanza diverso dal solito. Oggi una sorta, diciamo, di reportage. Capirete anche dal titolo di cosa stiamo parlando. Oggi andrò a analizzare il motivo per cui solitamente i ciclisti non prendono le piste ciclabili. Quanti di noi, andando in macchina o in moto, quando incontrano un ciclista e c'è di fianco magari una pista ciclabile e urla dietro, dice: perché non prendi la pista ciclabile? No? Oggi andremo a analizzare i motivi per cui appunto i ciclisti, mi ci metto magari anche io, solitamente non prendono le ciclabili. Io quando posso le prendo, visto che comunque non devo comunque fare allenamenti mega, ma comunque, però essendo che ho corso anche a livello agonistico, posso dirvi che le ciclabili sono abbastanza scomode per chi si allena e per chi si deve allenare in una certa maniera. Adesso arriviamo, a parte che comunque in Italia ce ne sono davvero poche di piste ciclabili fatte bene. Andiamo a prendere questa prima pista ciclabile e si parte. A parte che solitamente le ciclabili, questa qua, una pista abbastanza bella, sono solitamente più sporche di sassolini, brecciolino, che per una mountain bike può andare bene, per una bici da strada o da corsa comunque, sassolini, tutte quelle cose lì, lo sporco aumenta la probabilità di foratura. Adesso fra un po' arriviamo a un primo problema, che sono queste cose, ovvero i dissuasori di traffico, non so come chiamarli, che per uno che va a una certa velocità e si sta allenando sono anche abbastanza pericolosi. In più, non so se vedete in lontananza, molte volte sono usate le piste ciclabili dai pedoni, anzi, molte volte sono utilizzate dai pedoni e diventa anche abbastanza complicato poi andare a sorpassare. Questa volta i pedoni usavano la loro mezza corsia, è stato facile il sorpasso. Molte volte, e vi posso assicurare che succede, c'è gente che si ferma sulla ciclabile, occupa tutta la ciclabile, si ferma a chiacchierare, e uno che arriva magari in bicicletta abbastanza lanciato, che si sta allenando, deve rallentare. Ok, qua stiamo andando bene, vedete, qua c'è comunque un po' di sporco. Ovviamente le ciclabili non vengono pulite bene come la strada, perché i macchinari non ci passano
Ecco qua un altro punto abbastanza da slalom, che per uno che si sta facendo la passeggiata in bici può anche andare bene fare uno slalomino. Uno che magari si sta facendo un allenamento a soglia o fuori soglia, no, si sta facendo magari delle ripetute. Avere un intralcio così diventa comunque abbastanza pericoloso, e anche comunque per chi passeggia non è che magari non ha un po' di dismestichezza con la bici, col mezzo, comunque quelle cose lì a mio avviso sono pericolose. Come vedete, attenzione, come vi avevo detto, gente ferma in mezzo alla strada. Poi adesso vi farò vedere anche un'altra particolarità, un altro problema delle ciclabili. Che ovviamente finiscono un po' alla cavolo. Esempio qua, in teoria c'è solamente le strisce pedonali, ovvero un attraversamento pedonale, e in bicicletta dovrei scendere dalla bici e portarla a piedi. Quindi si continua, ora la ciclabile è terminata, non c'è più, entriamo in un paese. Ovviamente non si può circolare in bici sui marciapiedi, ma si deve andare sulla strada. Adesso ci vediamo direttamente al prossimo tratto di pista ciclabile, quando ne incontreremo uno. Ok, qui ci stiamo avvicinando a un'altra pista ciclabile. Vedete, vabbè, arriva qua, e per entrare qua bisogna passare nei pali. Ok, quindi qua siamo nella pista ciclabile. Ovviamente non è pulitissima, quindi magari con una. Ci sono intere anche un po' di vetrine, ho visto. Quindi con una bici da strada non è tanto consigliato. Questa qua è una pista ciclabile che passa sotto a un sottopassaggio. Ovviamente è stretta. Ok, e adesso vi farò vedere il problema di questa pista ciclabile. Ad un certo punto mi finisce e mi va a finire su un marciapiede un po' ambiguo. Che se pa dovesse passare comunque un pedone non ci si passa in due, quindi ovviamente magari uno preferisce prendere la strada che la ciclabile, che è un po' tra virgolette anche pericolosa. Ovviamente questi sono degli esempi, ragazzi, ma ci sono davvero
Me ne potrei portare tanti altri esempi di piste ciclabili un po', diciamo, che possono sembrare anche belle, ma hanno delle problematiche che comunque per un ciclista amatoriale potrebbero anche andar bene. Per un ciclista che comunque si allena, ovviamente diventa un po' più complicata la situazione. Quindi ragazzi, per questo video direi che è tutto. Io spero che vi sia interessato un po' questo tipo di reportage. Magari ve ne porterò altri su altre piste ciclabili, se vi fa piacere. Analizzeremo un po' i problemi. E niente. Io vi ringrazio di aver visto anche questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace e ciao ciao!